Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e UDC insieme. Il centrodestra compatto sostiene Masci e si rimbocca le maniche sul da farsi dopo l'inchiesta che ha portato all'arresto di Fabrizio Trisi per i presunti appalti facilitati dal dirigente del settore dei lavori pubblici. Una tempesta perfetta in vista delle prossime amministrative, ma per l'onorevole Guerino, testa di Fratelli d'Italia, i tempi non sono ancora maturi. In politica, oltre alla sostanza, ci vuole anche la forma, ci vuole anche stile. E quindi utilizzare un impianto accusatorio, ripeto, seppur molto grave, che ha colpito un dirigente e non il personale politico, perché ricordiamoci che il personale politico è stato colpito nella passata amministrazione e non nella nostra, e quindi nessuno si può permettere di dare la patente di legalità né loro e né noi, quindi io direi di essere cauti, di far fare le indagini, far continuare il lavoro alla giustizia, e noi continuiamo a lavorare perché i cittadini poco sono interessati dalle beghe interne di palazzo, ma molto sono interessati dal fatto che l'amministrazione deve dare risposte importanti per una città importante come quella di Pescara. La politica non ha gli anticorpi, le parole di Domenico Pettinari che definisce la questione uno dei più grandi scandali mai capitati, uno spaccato orribile, abominevole che grida vendetta. Oltre a danneggiare gravemente il nome del comune di Pescara, io ritengo che la parte politica, anche se non è indagata, finita nell'inchiesta, perché si parla della tecnostruttura, la parte politica che ha responsabilità politica di tutto ciò che accade in un comune deve dimettersi immediatamente. Stiamo ancora parlando di dimissioni, ma loro possono dire tutto il contrario di tutto, ma i cittadini già li hanno bocciati, hanno capito bene, perché i cittadini sono molto intelligenti. Io mi auguro che si facciano da parte nel più breve tempo possibile, diano la possibilità a persone serie, oneste, con la schiena dritta, che fanno della legalità un metodo di vita, di poter governare davvero questa città, perché questa città ha bisogno di legalità, di onestà, di sicurezza, di essere pulita, di essere una città decorosa, una città che davvero attrae il turismo, perché così stiamo rimandando indietro tantissime persone. Lei si candiderebbe? Ma io sono pronto a servire la città di Pescara, pronto a servire, si può servire in tantissimi modi, sicuramente non mi tirerò indietro.